Deserto è difficile da definire perché sicuramente per me non è un luogo, forse un non luogo. La dimostrazione è il fatto che si può essere in un deserto anche in una sala gremita di persone, si può essere nel deserto anche nel centro di New York. Quindi non è un luogo. Per la mia visione, il deserto è un'esperienza. Come tre esperienze. Dipende esclusivamente da come lo si vive, in negativo o in positivo. Io preferisco vivere tutto in positivo. Allora, stasera vorrei accompagnarvi in un altro viaggio, un viaggio attraverso i miei deserti, un viaggio che parte dal basso verso l'alto, in un continuo. E cominciamo subito. Qui siamo molto in basso. Nelle caverne sotto la Sardegna. A volte i deserti sono invisibili, noi siamo abituati a vederli all'esterno, piatti o con delle montagne, ma a volte i deserti sono interiori e non soltanto in senso morale, il deserto che uno può avere dentro, ma anche nel senso proprio fisico. Qui siamo in un deserto dentro una montagna, svariati metri sotto le montagne. In particolare in questo momento, in questa foto, sono in un budello che mi schiaccia completamente sotto decine e decine di metri di terra, di roccia, e tonnellate di roccia. Mentre ero in questo budello, ho pensato di spegnere la luce che avevo sul casco, ero completamente solo dentro questo budello, perché volevo sentire il deserto di questa montagna che mi schiacciava completamente. Ed ero bloccato. L'unico modo per spostarmi in quel budello era in avanti, spingendomi molto lentamente con i piedi e con le mani. Perché volevo provare la sensazione di essere completamente solo. Poi ho riacceso la luce, ho rivisto i miei colleghi, sono sbucato dall'altro lato, quasi come fosse un premio, c'era un fiume sotterraneo meraviglioso. Quindi un deserto invisibile, sempre al buio, trasformato da migliaia di anni di lavoro sotterraneo dell'acqua. In questa foto vediamo lo stesso deserto, sempre sotto le montagne della Sardegna, ma come vedete è cambiato completamente, completamente all'opposto. Siamo passati da un budello strettissimo a un deserto enorme. Guardate le dimensioni, guardate quest'uomo che sto indicando qui. Questo è un uomo, questa è una parete di circa 80 metri di altezza, all'interno di una montagna. Quindi un mondo completamente sconosciuto, di roccia, che racconta una storia. Questa è la storia di una pazienza infinita, di movimenti impercettibili ma ineluttabili, di acqua, che goccia dopo goccia trasforma la roccia fino a dominarla, perché quella parete è completamente crollata, creando questo deserto di pietre, dove io sono con il mio equipaggio, l'equipaggio della spedizione Caves del 2014, sottoterra, con un gruppo di astronauti e di scienziati. Perché? Perché andiamo sottoterra? Perché mandiamo gli astronauti sottoterra? Bene, deserto non vuol dire mancanza di vita, non vuol dire assenza di vita. Vuol dire tante cose, ma non necessariamente quello. Infatti, noi pensiamo che su Marte ci siano delle grotte molto, molto grandi che proteggono l'habitat sotterraneo dalle radiazioni. Quindi pensiamo che sia un ottimo ambiente per custodire ancora natura organica, forse la vita, o comunque i resti di quella vita. Potrebbe essere uno dei primi luoghi che visiteremo quando andremo su Marte, perché saremo protetti dalle radiazioni. In questo deserto, alle mie spalle, vedete un astronauta che si accinge a calarsi all'interno di una grotta, utilizzando gli stessi strumenti che poi un giorno gli astronauti del futuro dovranno utilizzare per esplorare, per fare esplorazione nelle caverne marziane.
o magari in un tubo lavico lunare, sappiamo che ci sono, sappiamo che esistono. Ma questo non è soltanto addestramento per noi astronauti, è anche scienza. Dovete sapere che nei deserti, come in tutti gli ambienti estremi, esistono procedure di evoluzione in atto e perfettamente visibili. In particolare, i deserti sotterranei sono completamente privi di luce. Se noi spegnessimo quella luce, sarebbe assolutamente buio. Un buio diverso da quello che io ho provato nello spazio. Un buio più denso e carico di quelle tonnellate di terra sopra di noi. Bene, questi animaletti minuscoli hanno abbandonato l'evoluzione normale dei loro simili sopra la superficie per adattarsi a quelle condizioni così estreme. Pochissima energia, niente luce. Ecco che questi animali diventano quasi trasparenti, perché anche il colore, anche il generare del colore è uno sforzo inutile, e hanno abbandonato gli occhi. Sono animali senza occhi, non hanno più questo organo, ne hanno sviluppati altri che sono più utili sottoterra per sentire le vibrazioni, per sentire la temperatura, le variazioni minuscole e poter trovare il modo di sostentare la loro propria vita. Ed ecco che noi andiamo a cercare sottoterra con degli scienziati e impariamo anche come fare il campionamento, come raccoglierli, in modo che un giorno saremo in grado di farlo anche su un altro pianeta. Un gruppo molto famoso degli anni 70, che mi piace moltissimo, in una canzone ha scritto: l'oceano è un deserto con la sua vita sotterranea, con la sua vita sommersa, e il perfetto travestimento sopra. E io l'ho visto, qui siamo a circa 20 metri sotto il mare, a largo della costa della Florida, durante una spedizione che si chiama NEMO, NASA Extreme Environment Mission Operation. La foto ha le caratteristiche di una foto subacquea, quindi non ha i colori brillanti, però potete vedere il deserto intorno a me. È un vero deserto, anche se è pieno di vita, ma è deserto, con tutte le stesse difficoltà di un ambiente estremo. Abbiamo vissuto per circa 2 settimane completamente in saturazione, quindi non potevamo risalire in caso di emergenza a meno di avere un supporto speciale. Tutto il nostro necessario era con noi, lo dovevamo portare dappresso. Ebbene, sott'acqua abbiamo fatto la stessa sperimentazione che faremmo su un altro corpo celeste, ad esempio lavorare in microgravità, perché sott'acqua è possibile cambiare il proprio assetto per far finta, per simulare di essere completamente senza peso o con un peso parziale. Senza peso come se fossimo su un asteroide, su Deimos, su Phobos, intorno a Marte, oppure gravità parziale come sulla Luna o su Marte. Bene, per imparare a muoversi in questi ambienti così diversi dal nostro, utilizziamo l'ambiente sottomarino per comprendere anche che strumenti dobbiamo sviluppare, creare, sperimentare prima di poterli utilizzare su Marte. Ed ecco perché in questo finto lander che vedete alle mie spalle abbiamo agganciato un braccio robotico sul quale spostarci per non contaminare il suolo lunare, marziano e così via. Ma non facciamo solo sperimentazione, anche qui facciamo scienza. Vedete, insieme alla Florida International University abbiamo studiato un fenomeno pochissimo conosciuto, la migrazione dei coralli. I coralli sono molto molto sensibili alla temperatura. Abbiamo studiato in che modo si spostano verso acque più profonde a causa del riscaldamento globale. Qui il riscaldamento globale è un fatto, è scienza, non è più un argomento politico, non è più una discussione politica. E per fare in modo che questo deserto vivente non diventi una valle della morte, dobbiamo fare qualcosa adesso. E noi ci stiamo provando con la scienza. Torniamo in superficie. Siamo partiti da sottoterra, andiamo più in alto, passando per il mare. Torniamo in superficie. Qui siamo a Lanzarote per un altro progetto di esplorazione che si chiama Pangea, come il macrocontinente
che poi ha dato origine a tutti i continenti. Qui siamo su un cratere di cui possiamo raccontare la storia solo se conosciamo il linguaggio della Terra. I geologi parlano il linguaggio delle rocce, sono in grado di ascoltarne la storia, di sentirne il racconto e sono in grado di interpretarlo per noi. Io non sono un geologo, non posso interpretare le conformazioni del terreno quando mi guardo intorno, ma utilizzando le loro informazioni, la loro istruzione, posso descrivere come se fossero i loro occhi a osservarlo, in modo che loro possano invece raccontare poi la storia e farne scienza, perché comprendere come si evolve un terreno in milioni e milioni di anni, ere che rispetto alla vita umana hanno delle tempistiche incomprensibili, comprendere in che modo il terreno si è evoluto ci permette anche di capire come si evolverà in futuro e di comprendere la storia dell'universo. Io mi chiedo, per trovare un posto sulla Terra che assomiglia a Marte, mi piacerebbe poter essere, quello sono io, e in quel momento pensavo proprio, potrei essere su Marte, ma non lo sono, sono sulla Terra. E chissà che storia raccontano questi sassi rossi, questa valle completamente diversa da qualsiasi altro ambiente, un ambiente che potrebbe essere su Marte. Abbiamo provato con i nostri istruttori, geologi, professionisti, esploratori a cercare di raccontare questa storia, ma è una storia meramente complessa. Sarebbe bello un giorno poterla raccontare. Andiamo ancora più in alto. Questo è il deserto più estremo per eccellenza ed è l'unico deserto a essere veramente vuoto. Lo so che è vuoto perché lì sto per uscire dalla Stazione Spaziale Internazionale, una camera stagna, abbiamo depressurizzato completamente e lo scampanellio disordinato degli strumenti che ho davanti a un certo punto è scomparso, è diventato silenzioso, non c'era più suono, quindi sono, anche se sono dentro la stazione, sono già nel deserto, è il deserto del vuoto dello spazio. Ho provato due sensazioni che sono tipiche del deserto. Sapete, nei deserti, per chi ha avuto l'esperienza di poterli vivere, gli spettacoli della natura sono di una bellezza rara, diversa. Vedere le stelle da un deserto ha un'intensità superiore, un tramonto, un'alba. Bene, io ho visto un'alba dallo spazio, mentre ero agganciato al braccio spaziale, al braccio robotico, e l'alba dallo spazio è un'esperienza diversa, è un'esperienza estremamente rapida, in pochissimi istanti, dal nero che vi assorbe completamente, che vi toglie qualsiasi sensazione di colore, da questo nero che vi assorbe anche nel pensiero, si passa all'esplosione di colori, in un attimo. Io volavo sopra l'Oceano Atlantico, a un certo punto il blu dell'oceano si è trasformato in azzurro, poi nel bianco delle onde, poi nella terracotta della costa africana, nel verde e poi il blu del cielo, tutto in un attimo, è una sensazione che toglie il fiato. E mentre è così come il tramonto è estremamente tragico nel deserto, anch'io ho sperimentato un tramonto diverso da tutti gli altri. Ho sperimentato un tramonto mentre ero isolato fuori alla stazione in emergenza, quando il mio casco ha cominciato a riempirsi d'acqua, per ricordarmi che la natura ha sempre il modo di prendere il sopravvento sul singolo individuo. E lì, nell'ambiente più estremo che esiste al mondo, o fuori dal mondo, senza atmosfera, senza aria, con temperature che vanno da meno 150 gradi a più 150 gradi, il mio scafandro, che è l'unico strumento tecnologico che mi tiene in vita, è andato in avaria riempiendomi il casco di acqua. È un tipo di deserto diverso che si viene a provare, e quando è tramontato il sole ho perso anche l'unico strumento che con facilità mi avrebbe riportato a casa, gli occhi. E infine questa foto che adesso vedo alle mie spalle.
Questa foto è dedicata a chi in sala è più giovane, alla prossima generazione. È un invito, ma anche una sfida. Ed in questa foto la cosa più bella che si riesce a vedere è il riflesso della terra. E la mia sfida è di migliorare questa foto, di superarla, perché l'uomo ha un gene, che è quello dell'esplorazione. È un vero e proprio gene, il gene di Ulisse. Quando noi osserviamo un orizzonte, abbiamo l'istinto di superarlo. Non possiamo fare a meno di chiederci cosa c'è al di là di quell'orizzonte. Allora, io oggi lavoro per permettere ai più giovani di superare quell'orizzonte, e la mia sfida è di fare questa foto nel futuro, un giorno, con un deserto alle spalle. Mi piacerebbe vedere questo pianeta diventare tutto rosso della sabbia di Marte. Grazie dell'attenzione, buonasera.